Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi vi porterò con me nell'ultima tappa del Forendura Cumiana. Questa sarà anche l'ultima gara che sancisce la fine di questa stagione. Purtroppo Filo non sarà presente a causa di un infortunio alla gamba che avrete sicuramente visto nello scorso video, che lo terrà fuori dai giochi per qualche mesetto. In questa gara, ragazzi, mi gioco il terzo posto assoluto di circuito. Ora sono quarto e davanti a me c'è Simone Pellissero a soli 600 punti di differenza. Per poterlo superare dovrei concludere questa gara in prima posizione assoluta. So che sarà dura, ma non impossibile. Io ci voglio provare. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. 'Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah. Are you fucking with the man, girl? Prima però facciamo un passo indietro a sabato 8 ottobre, giornata di prove. Vi voglio raccontare un po' come sono i sentieri in questa località. Partiamo con PS1 chiamata Fire. Questa prima parte è molto molto pedalata. Superato questo prato si entra poi nel bosco dove iniziano una serie di curvette strette e polverose. Mi sono impanato! Guarda, guarda! Merda! Dopo qualche passaggio un po' esposto su roccia, si arriva su questa strada asfaltata, la si attraversa e ci si butta nella seconda parte di trail, questa volta caratterizzata da varianti nuove con curve senza appoggi e terreno super friabile. Questa è la parte più tecnica di tutto il trail, ovviamente incrocia un sacco di gente in mezzo, per fortuna li ho schivati tutti. Per finire in bellezza, altre curvette strette senza appoggio e poi ultimo strappo pedalato. Ora si prova PS2 chiamata The Rock, provate un po' ad immaginare il perché. In questa prima parte il trail è molto scorrevole e roccioso, il problema è che sono rocce smosse quindi si scivola un casino. Anche qua non poteva mancare un po' di pedalata per proseguire in un'altra... No, di qua. Però non è possibile, tiratele su, no, le fettucce quando andate dritti. Perché poi quelli che passano dietro di voi, ragazzi, sbagliano linea e domani in gara si fottono. Stavo dicendo, si prosegue in un'altra parte veloce e poi si arriva al traguardo. Ultima speciale di giornata, questa è Electra, è molto ripida, ha tante curvette strette, passaggi in mezzo alle rocce e curve su radici. Questa è quella che preferisco tra le tre. Bisogna prestare moltissima attenzione qua perché si arriva velocissimi e bisogna curvare in questo rock garden. Questa ultima parte nel bosco è appena stata tracciata, bisogna prestare super attenzione perché non si sta in piedi. Ultimo rilancio e anche PS3 si è conclusa. Bene ragazzi, le prove si sono concluse. Arriviamo domenica 9 ottobre, giorno di gara. Tutto è pronto, o quasi. No. No, no raga, ho perso il perno qua.
per fortuna mi hanno impressato una ruota. Ho montato il mio disco, ho inserito la ruota sulla bici e... Nonostante questo problema adesso sono pronto per partire. Let's go! Buongiorno, buongiorno, tutto bene. Peccato per il tempo, che sarei stato meglio a casa a dormire. Guarda, un po' ti capisco, devo dirti la verità, però devo dire che sicuramente sarà una gara molto bella. Vi lascio andare. Ciao ragazzi, ciao. Buon divertimento. Tre, due, uno. Si parte, ale, ale, ale. No, ma cosa sto facendo? Ho sbagliato tutto. Già ieri ho sbagliato questa curva, sono arrivato qua troppo rigido, non sapevo cosa fare e ho tirato dritto. Dai, 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 recuperiamo, su, dai. Ma no, cosa succede? Non riesco più a agganciare i piedi, ho troppa terra sotto le tacchette, sto perdendo un sacco di tempo. Qua ragazzi avrei dovuto stare alto come ieri nelle prove, però non me la sono sentito, ho preferito fare linea bassa. Oh mio Dio, ma non si sta in piedi su queste curve, sono scivolosissime. Ultimo rilancio e ragazzi, PS1 è finita. Mamma mia raga, quanto era tosta questa discesa. Ieri polvere paurosa, oggi invece fangazza. Faticavo un sacco alla fine, non si stava in piedi. In uscita di curva, all'ultima curva, bisogna pedalare. C'era alto così di fango ed eri praticamente fermo. Ora mi sto facendo portage e si sale verso PS2. No, non ci credo, si è spenta la GoPro. Avevo controllato 5 minuti prima, era al 55% e adesso si è spenta. Pazienza, purtroppo PS2 non ci sarà.
Anche PS2 si è conclusa, ho fatto quinta assoluta in questa, ho recuperato moltissime posizioni perché nella 1 ho fatto decimo. Non me l'aspettavo sinceramente perché non ho spinto, non sentivo che spingevo forte, però alla fine il tempo parla da solo. Quindi ragazzi, il segreto per girare forte sul bagnato è non dare il massimo, cioè non andare a fuoco perché altrimenti sei per terra la prima curva, ma dosarsi e spingere bene e tranquillo fino al traguardo. Ora si va al CO e poi si risale per la 3. Durante questo poco tempo che avevo a disposizione ho dato una piccola controllata e una lavata alla bicicletta, ho pulito la maschera rider e poi sono ripartito. Eccomi. Forse dovrei rimanere. Porca miseria ragazzi, leggermente in ritardo, solo che non avevo l'orologio e quindi non ho visto l'ora. Spero non mi diano la penalità. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, si parte per l'ultima PS di giornata. Questo è il passaggio più complicato. Mamma mia, non si sta in piedi, ragazzi. No, ho sbagliato linea, ragazzi. Devo stare tutta a sinistra. E ora vediamo cosa succede. Queste due curvette devono essere anche molto molto complicate da fare. Io comunque provo a stare interno come nelle prove e vediamo cosa succede. Ecco, appunto, non dovevo stare interno, dovevo stare esterno, linea più safe. Però vabbè, continuiamo, dai, non molliamo. A questo punto ci sono un sacco di radici viscide, io per sicurezza passo tutto esterno sulla destra, sarà una linea un po' più lenta, uscirò più piano, però almeno non cade. No ragazzi, altro problema, il freno dietro con il fango non frena più. Ora stanno arrivando le due curvette più strette che ci sono su questo sentiero e io non riesco a frenare. No. Ieri in prova questo pezzo l'ho fatto tutto dritto, full gas. Oggi non me la sono sentita, quindi sono stato nella canala e infatti sono uscito pianissimo e ho perso qualche secondo. Si esce da questo boschetto, ultimo rilancio ragazzi e si entra nell'ultima parte. Ah, crampo! Dai che è finita! Dai, ultimi sforzi! Siamo arrivati! Finita, che sofferenza! Benissimo ragazzi, anche PS3 si è conclusa, diciamo che è da dimenticare questa perché troppi errori, nei punti in cui non cadevo andavo fortissimo, però poi arrivavano dei punti che non ero più tanto lucido, facevo la cazzata e quindi perdevo un sacco di tempo. Comunque ora sto andando giù al paddock per chiudere la gara e poi con calma vedremo i tempi. Ragazzi, in questo momento qua c'è una bufera, sta diluviando un botto, guardate che è stato. E io non vedo nulla, non sto vedendo dove sto andando perché qua ho la maschera, ma anche da questa non si vede più una sega, quindi sono ad occhi aperti e non vedo niente. Speriamo di arrivare al traguardo. Siamo arrivati raga. Yeah. Posto? Grazie.
It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Bene ragazzi, la gara è terminata, purtroppo non sono riuscito a superare Simone Pellissero, quindi ho concluso quarto assoluto nel circuito for enduro e quarto assoluto in questa gara, quindi ora si va sul podio. Siamo giunti alla fine di questo video, come sempre spero che vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un bel commento e iscrivetevi qua sotto al canale. Noi ci vediamo in prossimo video, ciao a tutti!